Buongiorno, permettetemi di esprimere la soddisfazione per la presenza importante di questa mattina a questa iniziativa che a me corre l'obbligo di spiegare, pur avendo già l'assessore detto diciamo l'essenziale. Di paesaggio c'è l'opportunità, direi il dovere di parlarne, innanzitutto per il valore che rappresenta rispetto all'immagine, all'identità e al brand regionale. Recentemente, diciamo nel 2014, l'Umbria è stata classificata da Wine Enthusiast non soltanto per la qualità intrinseca della produzione vitivinicola, ma per il complesso del territorio vitivinicolo regionale, una delle prime 10 mete destinazioni mondiali del vino. Recentemente New York Times e The Telegraph hanno messo nella top 10 dei territori mondiali, in particolare in riferimento a bellezza, attrattività e valore intrinseco, proprio l'Umbria. Quindi c'è una reputazione dell'Umbria che per gran parte, in larga parte, dipende anche dalla qualità del paesaggio umbro, forse prima ancora di altre cose che a noi vengono in mente. Questa è certamente la prima immagine che viene colta dall'esterno. Quindi ci sono ragioni importanti per parlarne, approfondire, scientificamente divulgare conoscenze e maturare consapevolezza in questa regione del valore che a questo bene deve essere conferito. Poi c'è un'occasione in più che è quella che sta nell'edizione Umbria verso l'Expo che trovate diciamo nell'home page di questa iniziativa. Bene, le regioni partecipano a Expo, direi doverosamente, in termini istituzionali e poi in termini anche di rappresentazione di tematiche quali la bellezza, il saper fare e la potenza del limite. La bellezza è facile capire a cosa ci riferiamo, il saper fare ugualmente, la potenza del limite è l'esprimere la capacità degli italiani a tirare fuori il meglio di sé, a fare cose importanti proprio nelle difficoltà. E vedrete quando visiterete Expo che l'icona più importante, diciamo, di questo saper fare sarà proprio una cosa che è avvenuta in Umbria qualche anno fa, quando col terremoto sono crollati gli affreschi della Basilica di Assisi, è nata la capacità di, in tempi rapidissimi, ricostruire la bellezza. E questo passaggio della mostra, non la mostra regionale, ma la mostra nazionale, è il passaggio dove tutti saranno obbligati a passare e che rappresenterà il meglio, diciamo, dell'orgoglio italiano rispetto all'Expo stesso. Dicevo che poi le regioni hanno nel palinsesto di Padiglione Italia, che è il padiglione più importante, 14 giornate da gestire con eventi che si riferiscono a circa 12 tematiche. Le regioni erano libere di partecipare o meno allo sviluppo di queste tematiche, erano libere di essere capofila o meno di queste iniziative. L'Umbria ha fatto una scelta che è la seguente: non è capofila di nessuno, ma partecipa a tutte le tematiche ed è l'unica regione che partecipa a tutte le tematiche in cui fisicamente poteva essere. Ovviamente non poteva stare nel tema Alpi, non poteva stare nel tema mare, ma tutte le altre tematiche ne fa parte. Il sistema che è stato individuato è: ci sono degli eventi preparatori in tutte le regioni che partecipano alle diverse tematiche. Questi eventi devono avere la caratteristica di prospettare come si conviene in ambito Expo
un po' il futuro e il meglio che si può ipotizzare di qui ai prossimi 20-30 anni nelle diverse, appunto, nelle diverse tematiche, un approccio quindi orientato a proporre l'Italia come fonte di innovazione a livello, proposta di innovazione a livello globale. Quindi riflessione scientifica, ma anche divulgazione, se volete anche intrattenimento. Le migliori esperienze le singole regioni le porteranno nell'ambito del palinsesto nazionale. Il palinsesto nazionale significherà avere uno spazio in cui le regioni da 2 a 2 ore e mezzo debbono tutte poter rappresentare appunto il loro meglio, quindi in maniera molto concentrata, ma non necessariamente convegnistica in senso puro, diciamo più divulgativo. Immaginate che, per quanto ancora il palinsesto non sia nemmeno pubblicato, e sappiamo benissimo che c'è grande effervescenza per riuscire a costruirlo, poi però partirà il meccanismo e avremo in contemporanea centinaia e centinaia di eventi, e chi sta dentro Expo ci sta 7 ore, è stato calcolato che il livello di attenzione massima che una cosa può ottenere non supererà il 1 minuto e mezzo, ma mediamente sarà 1 minuto. Tanto rumore, quindi non si ascolta niente, si vede e si percepisce ciò che effettivamente rappresenta una differenza rispetto a una offerta di immagini sterminata da tutto il mondo e anche dalla stessa Italia. Quindi questi eventi avranno soprattutto avranno successo probabilmente se c'è una preparazione in termini di pubblico da invitare e anche una capacità di comunicare in maniera brillante queste innovazioni. Non c'è solo il tema del paesaggio, il paesaggio sta insieme ad altri 4 temi in materia più ambientale. Un altro tema importante in cui l'Umbria ha fatto veramente una gran bella figura è stato quello dell'acqua. Il 22 marzo era la giornata mondiale dell'acqua e le nostre iniziative svolte insieme con l'università e con l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'acqua che sta a Colombella, insieme a tante attività di intrattenimento in Umbria, hanno ottenuto su, diciamo, tutte le valutazioni di immagini e di conversazioni in rete il primo posto in tutta Italia. Quindi un bellissimo risultato che in questa seconda iniziativa siamo sicuri di confermare in termini di qualità e importanza delle comunicazioni. Ci sono anche l'altro tema importante, città d'arte, e ancora Appennino Parco d'Europa. In alcune di queste tematiche certi argomenti si ripetono, hanno una loro autonomia e quindi dovremmo in qualche maniera dividere le tematiche a seconda delle specificità. Devo dare a ringraziare, diciamo, lo sforzo che sta facendo, che ha fatto l'Università degli Studi di Perugia, perché ha fatto su queste tematiche, ha costruito un suo palinsesto e collabora al palinsesto regionale di questi eventi, portando il meglio della riflessione scientifica universitaria è sempre, e quindi sarà parte anche non solo di quello che facciamo in Umbria, ma anche di quello che rappresenteremo a Milano. A Milano ci sono non c'è semplicemente Padiglione Italia, che è la più importante delle presenze. L'Umbria per 6 mesi, tutti i 6 mesi, è presente in maniera importante a Cascina Trivulza come partner istituzionale e si cimenterà sulla tematica degli orti, per la quale appunto l'Università di Perugia e il Parco Tecnologico Agroalimentare e gli istituti agrari dell'Umbria svolgeranno un'attività che è fatta di materiale informativo, informatico, diciamo, oltre che cartaceo, e di un'attività anche di accompagnamento ai visitatori che vogliano essere, come dire, fare una visita agli orti più colta. E poi c'è una presenza in fondo anche del paesaggio umbro nell'ambito della mostra di Sensational Umbria by Steve McCurry, dove
queste tematiche sono ripercorse, quella mostra campeggia in tutta la Cascina Triulza, che è uno dei siti più importanti, anzi è l'unico che c'era prima dell'Expo dal 1200 e che resterà con Padiglione Italia fisicamente anche nel tempo. Ma a Milano, oltre che ci sono altri padiglioni, importante per questo aspetto può essere il Padiglione del Vino, dove i produttori regionali stanno organizzandosi per esserci tutti i 6 mesi e in cui c'è una possibilità anche di rappresentazione di tematiche connesse alla produzione vinicola. Così come c'è il padiglione del cioccolato, come c'è Slow Food, come c'è il padiglione della biodiversità, in cui anche svolge un ruolo importante il Parco Tecnologico Agroalimentare, c'è la sede delle associazioni agricole, così come di altre associazioni, ci sono le iniziative per esempio degli agronomi che hanno il loro padiglione, c'è tutta una serie di situazioni interne al sito di Expo dove le migliori esperienze umbre possono trovare e troveranno collocazione. Poi c'è al centro di Milano, via Sarpi, anche qui per 6 mesi in collaborazione con l'Associazione dei Designer Italiani, un programma di eventi e di rappresentazione, presentazioni umbre che si prestano sia per i territori sia per le aziende che vogliano in qualche maniera, o per associazioni, per comunque protagonisti che vogliano portare la loro esperienza in quel contesto. Infine c'è l'Expo in Umbria, che non finisce con gli eventi preparatori del palinsesto attuale, ma continuerà durante tutto l'Expo per catturare turisti, per catturare delegazioni e per porre al centro, aprire una possibilità che i flussi che si genereranno, che saranno molto importanti, non vadano solo su Milano, ma arricchiscano permanentemente la conoscenza e la reputazione dell'Umbria. Va detto che tutti sanno che un qualche ritardo la manifestazione ce l'ha, in questi giorni c'è una convulsione, chiudere molti aspetti che consentano di aprire più che a pieno regime in maniera comunque importante il 1 maggio, così anche in altri Expo succede così, non sempre il 1 maggio, il giorno dell'apertura c'è tutto che funziona al 100%. Però pensiamo tutti che da metà luglio in poi sia il palinsesto sia per tutti più importante, anche i flussi siano più importanti, quindi ci candidiamo a gestire in quella fase le iniziative che saranno messe in campo in Umbria. Grazie e possiamo cominciare i lavori.